Incontro in comune a San Giovanni tra Conferenza dei Sindaci, Protezione Civile ed Associazione di Volontariato per il coordinamento di azioni verso le zone terremotate, non notevole partecipazione e individuazione di posti per approvvigionamento beni comune per comune, prima che poi si entri nel meccanismo dei turni di aiuto e sostegno. Da questo incontro sono emerse due cose. Intanto la prima, più importante e generale, è una grande condivisione della volontà di coordinarsi, di non andare ognuno per conto proprio, ma di essere, diciamo così, un Valdarno che si muove per progetti concreti. Da un punto di vista dei beni materiali da inviare giù, noi abbiamo indicato per ogni comune è un punto di riferimento, che siano le misericordie, che siano le associazioni, le consulte del volontariato o la protezione civile. In ogni comune c'è un punto di riferimento dove poter portare vestiario, cibo o altri beni di prima necessità. Chiunque può conoscere le necessità, intanto, come già avvenuto ai tempi dell'Emilia, al Valdarno cerca uno stabile da ricostruire su cui focalizzare le proprie attenzioni. Prima di portare qualsiasi cosa, a mettersi in contatto con questo soggetto che può dare indicazioni precise su cosa esattamente serve, perché sennò si rischia di accumulare materiale che magari non è utile per le popolazioni terremotate. Da un punto di vista invece delle risorse, abbiamo condiviso un progetto che è quello non di avere un unico conto corrente, ma anche più conti correnti, dove far affluire le risorse, mettere in piedi iniziative sul territorio, fare in modo di raccogliere quanto più denaro possibile, però per fare un progetto unitario. Ci ritroveremo dopo che avremo contattato i sindaci della zona, avremo condiviso con loro la scelta di progetti concreti che possono aiutare davvero le popolazioni e condividere la scelta su quale progetto finanziare. L'asilo di San Possidonio, dunque, a Modena potrebbe trovare proseguimento in altra scuola, casa di riposo, un monumento nel Reatino.